amiche ed amici. Quest'oggi vi faremo vedere un dolce velocissimo realizzato con soli 3 ingredienti, a richiesta della nostra amica Gabriella, che cercava appunto una ricetta per poter utilizzare i cereali. Vi lasciamo quindi al procedimento. Per la realizzazione di questa ricetta ci occorrono soltanto 3 ingredienti, ovvero delle palline di cereali. Io utilizzerò il duo, quelle bianche e nere, ma vanno benissimo anche i cereali al cioccolato semplice. 180 g di cioccolato, io utilizzo quello fondente, ma potete anche in alternativa utilizzare quello al latte, e 20 g di burro. In un pentolino iniziamo semplicemente a sciogliere il burro con il cioccolato. Quindi lo faccio a pezzi per velocizzare il procedimento. Per fondere il cioccolato utilizzo semplicemente la tecnica del bagnomaria, ovvero una pentola di acqua sotto e la nostra pentola con il cioccolato e il burro, e attendo semplicemente che si sciolga. Intanto rivestite una teglia da 18 cm di diametro con della carta forno. Quest'idea è stata realizzata per venire incontro a una richiesta della nostra amica Gabriella, che ci ha lasciato appunto la richiesta in un commento. Se anche voi avete delle esigenze particolari, lasciateci un commento in fondo al video e, se è possibile, cercheremo di accontentarvi. Quando il cioccolato si sarà fuso per bene, andremo a versarlo all'interno dei cereali e a mescolare il tutto. Versiamo il tutto all'interno della teglia. Compattiamo il tutto. E per il momento mettiamo in frigo per far solidificare nuovamente il cioccolato. Ora faremo fondere a bagnomaria 10 g di burro e 100 g di cioccolato. Questo è cioccolato al latte. Ci spostiamo sul fuoco. Se la ricetta vi piace, vi invitiamo a lasciare un commento in fondo al video. Lasciateci la vostra opinione per le eventuali vostre varianti. Questa torta così golosa e semplicissima è in effetti un'ottima idea per riciclare i cereali che vi restano sempre in fondo alla scatola. Ora, noi abbiamo utilizzato le palline di cereali, ma possono essere di qualsiasi genere, di qualsiasi forma. Ora non dovremo far altro che stendere il cioccolato sulla superficie del dolce. Non ci resta ora che rimettere di nuovo in frigo il nostro dolce. Se vi piace, potete anche spolverizzare con della codette di cioccolato. Questa è opzionale. E mettiamo il tutto in frigo. Ed ecco la nostra torta completata.
Se la ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciarci un commento in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete e ad attivare la campanellina di notifica che vi avviserà ogni volta che uscirà un nostro nuovo video. Vi invitiamo anche a seguirci sulla pagina Facebook Ricette di Cucina e sul nostro sito passionericettedimaggi.com. Ciao a tutti amici, alle prossime ricette! Vogliamo darvi un'idea golosa e salutare per voi e per i vostri bambini. Si tratta delle barrette energetiche ai cereali e frutta. Vedete? Sono molto semplici da fare e da realizzare e sono ottimi sia per far portare a scuola una merenda sana ai vostri bimbi, sia per fare uno spuntino a merenda. Si conservano facilmente, noi li abbiamo incartati uno a uno per non farli attaccare, ma vedete, possono restare anche semplicemente così. Abbiate soltanto cura di metterli in un contenitore chiuso per evitare che prendano polvere. Vi lasciamo quindi al procedimento. Per la nostra ricetta delle barrette di cereali ci occorrono 70 g di cereali. Noi abbiamo utilizzato del riso soffiato, dell'orzo soffiato e dei cornflakes, quindi dei fiocchi di mais tostati. 50 g di zucchero di canna, 100 g di frutta disidratata. Qui abbiamo del cocco, della banana, dell'uva, della papaya e dell'ananas. E 70 g di miele. Questo che andremo ad utilizzare è del miele di acacia. Questa ricetta è molto semplice perché non richiede la cottura in forno. Tutto quello che vi occorre è una pentola antiaderente. Andremo a sciogliere nella pentola a fuoco dolce il miele con lo zucchero. Facciamo sciogliere lo zucchero. Appena questo sarà sciolto, andremo ad aggiungere i cereali. Quando avrete amalgamato bene il tutto, potremo aggiungere anche la frutta disidratata. Se notate che il vostro impasto resta troppo asciutto, potete aggiungere ancora un po' di miele. Dovete ottenere questa consistenza. Vedete, è bagnato l'impasto. Andiamo quindi ad aggiungere la frutta e continuiamo a cuocere per circa 10-15 minuti per incorporare bene il tutto. Come vedete è un'idea molto semplice e veloce da preparare. Fateci sapere nei commenti se vi piace e se vorreste qualche variante. Noi abbiamo in mente varie ricette di barrette energetiche. Questa è soltanto la prima. Come vi piacerebbe che la realizzassimo? Aspettiamo quindi i vostri commenti giù in basso nel video. Dopo 10 minuti potete vedere come l'impasto si sta ben amalgamando. Mi raccomando, utilizzate una pentola antiaderente, altrimenti potreste rovinare sia il risultato che la pentola stessa. Trascorsi 15 minuti, possiamo andare a trasferire il nostro impasto in una teglia rivestita da carta forno. Stendete bene il composto nella teglia schiacciando bene con il cucchiaio di legno e lo facciamo raffreddare. Se preferite potete anche utilizzare la leccarda del forno per stendere il composto. L'importante è che lo schiacciate bene così da compattarlo. Durante la cottura ho anche aumentato il quantitativo di miele. Sono arrivata a circa 100 ml perché ho notato che i cereali ne assorbivano tanto. Dopo qualche minuto le nostre barrette saranno pronte per essere tagliate.
Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento, un like e ad iscrivervi numerosi al canale come già state facendo. Attendiamo quindi i vostri commenti e i vostri suggerimenti. Ci piace sempre molto interagire con voi, ci fa sentire veramente in famiglia. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi, un bacio!